Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme la colomba salata, un modo diverso per portare a tavola la classica colomba che è il dolce simbolo della Pasqua in una versione appunto salata. Si tratta peraltro di una ricetta molto versatile che potete realizzare in tanti modi diversi. Io ad esempio ho scelto di farcire con del pate d'olive che peraltro prepareremo insieme, ma che per snellire la preparazione potete anche sostituire con un pate d'olive già pronto, ma potete realizzare questo piatto in modo davvero sempre diverso, utilizzando ad esempio dei formaggi e dei salumi a vostra scelta, oppure dei pomodori secchi e dei formaggi stagionati. Sarà sempre un grande successo. Quindi dai, iniziamo a prepararla insieme. Iniziamo la preparazione aggiungendo del latte a temperatura ambiente all'interno di una ciotola. Ci scioglieremo del lievito di birra fresco. Aggiungiamo quindi un cucchiaino circa di zucchero semolato e continuiamo a mescolare. Adesso possiamo aggiungere due uova, anche queste a temperatura ambiente, e continuare a mescolare con una forchetta. Aggiungiamo quindi la farina 00 e la farina Manitoba, dell'olio di semi e impastiamo quindi all'interno della ciotola. Continueremo a lavorare fino a quando inizierà a formarsi un panetto. Dopo qualche minuto possiamo iniziare ad aggiungere il sale. Lo aggiungeremo poco per volta continuando a impastare, sempre all'interno della ciotola. Continueremo così fino a quando avremo incorporato tutto il sale. Poi ci sposteremo sul piano di lavoro leggermente infarinato e continueremo a lavorare energicamente il nostro impasto. Dovremo formare quindi una palla ben compatta e non più appiccicosa che trasferiremo all'interno di una ciotola e copriremo con pellicola trasparente. Potremo quindi mettere in forno spento ma con luce accesa per 3 ore a lievitare. Nel frattempo prepariamo il pate d'olive nere che ci servirà per la farcitura, quindi denoccioliamo le nostre olive nere in questo modo. Per snellire la preparazione potete utilizzare delle olive già denocciolate. Aggiungeremo ora le olive nere all'interno di un mixer o di un frullatore insieme all'olio extravergine d'oliva. Frulleremo quindi così da ottenere un patè con questa consistenza. Il nostro impasto ormai è ben lievitato, per cui lo trasferiremo sul piano di lavoro leggermente infarinato e lo lavoreremo velocemente così da allungarlo, in questo modo. Dividiamo quindi il nostro impasto in due parti uguali e iniziamo a stenderne la prima metà formando così un rettangolo. Potremo ora farcire con il patè d'olive che abbiamo appena preparato. Una volta realizzato uno strato ben omogeneo di patè, possiamo arrotolare così da formare un filoncino. Dovremo trasferire il nostro impasto all'interno di uno stampo da 1 kg così da formare il corpo della nostra colomba. Riprendiamo la metà di impasto lasciata da parte prima e stendiamola formando sempre un rettangolo. Utilizzando un tarocco dividiamo il rettangolo in due parti uguali, così da formare le due ali della nostra colomba. Procediamo quindi aggiungendo il patè d'olive nere. Anche in questo caso lo stendiamo col dorso di un cucchiaio e avvolgiamo così da formare un filoncino che dovremo riporre a fianco del filoncino posizionato prima. Abbiamo così creato la prima ala e adesso, allo stesso modo, creeremo anche la seconda.
che posizioneremo quindi all'interno dello stampo. La nostra colomba andrà messa quindi in forno spento ma con luce accesa a lievitare per altre 2 ore. Terminata la lievitazione, quindi quando l'impasto avrà raggiunto il bordo dello stampo, potremo spennellare con un uovo sbattuto. Cosparsa tutta la superficie, non ci resterà che decorare utilizzando dei semi di sesamo e dei semi di papavero. In questo modo. La nostra colomba salata è quindi pronta per essere cotta in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti. Ed eccola qui, la nostra colomba salata appena sfornata. Bellissima da vedere, profumatissima, ma soprattutto soffice e davvero super gustosa. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.